Bella a tutti ragazzi e benvenuti al nuovo episodio della nostra video carriera giornaliera. Come ben potete sentire non c'è nessun sottofondo musicale. Sì, musicale, non quello della musica. Ma se avete visto l'episodio di ieri sapete di cosa sto parlando. Allora, calendario, abbiamo due partite di coppa come già annunciato ieri. Abbiamo la semifinale di FA Cup contro l'Arsenal e poi la semifinale di andata contro l'Athletic Bilbao. Due partite molto molto importanti per noi, raga. Sono sincero, volevo giocarne soltanto una e fare un episodio un po' più lungo con una partita. Non lo so, dipende come va. Perché se ci sono pochi gol, raga, ve lo dico già adesso che le farò entrambe. Se invece è magari una partita spettacolare con tanti gol, potrei farne soltanto una. E poi domani portare l'altra semifinale, vedremo. Allora, adesso andiamo a giocare, quindi Arsenal-Fulham. Speriamo davvero di fare una bellissima gara. E soprattutto speriamo di riuscire a batterli. Questo è qui con questo. Perfetto, ok. Tempo sereno, ottimo. Sistemiamo la formazione e andiamo al match. Dobbiamo arrivare in finale di FA Cup. Dopo aver vinto la Capital One Cup, dobbiamo continuare il nostro magico percorso. La formazione è pronta. Giochiamo con Meret in porta, Mario Rui, Umtiti, Burn, Manchillo, Sergio Oliveira, Reed, Villalba, Martinez. La coppia d'attacco Valencia, Raul Jimenez. Non faccio giocare Milano perché voglio farlo entrare nel secondo tempo, dato che è tanto veloce e potrebbe distruggere la difesa avversaria proprio nella ripresa, dato che gli altri saranno stanchi. E quindi cominciamo così. Dal Wembley Stadium, Arsenal Fulham. Forza raga e forza Fulham. Dal Wembley Stadium, da questo meraviglioso stadio, semifinale di FA Cup, Arsenal Fulham. Ci aspetta davvero una partita molto importante, raga. Qualcuno ha scritto in un commento che di solito contro le piccole squadre riusciamo solo a pareggiare o perdere o comunque vincere ma di poco. Invece ci esaltiamo contro le grandi squadre e spero che quest'oggi avvenga sta cosa. Dobbiamo esaltarci contro queste squadre. Sappiamo che abbiamo le qualità per batterle, ma sappiamo soprattutto che abbiamo le capacità per batterle. In quanto qui il direttore di gara che arbitrerà questa semifinale di FA Cup, in quanto qui è il Nino Sanchez, si può cominciare. Buona partita a tutti, forza Fulham e vediamo di battere quest'Arsenal. Mario Rui, subito, Villalba, deve iniziare a giocare bene e con calma. Qui Reed, centralmente, vede subito Sergio Oliveira, che sbaglia e viene recuperato da addirittura Edison Cavani. Si Sanchez, il cileno dalla bandierina, calcio d'angolo al quarto minuto. Si rende quindi subito pericoloso l'Arsenal. La palla è arretrata, non esce nessuno, sì, la prende Martinez molto bene. Poi Valencia, palla al piede, può correre Valencia. Valencia accelera, Valencia. Valencia si ferma molto bene, dentro per Raul Jimenez. La tiene molto bene Raul Jimenez. Cambio di gioco ma completamente sbagliata l'idea. Rimessa laterale, Mario Rui con le mani. E Lokito Villalba con la punta per Mario Rui. Viene asfaltato Villalba. Vediamo se arriverà il giallo dopo. Continua Mario Rui molto bene. La palla è poi per Valencia. Valencia, Valencia prova a far partire ancora Mario Rui. Non ce la fa. Palla larga, attenzione all'Arsenal sulla fascia. La palla per Sanchez, se la mette dentro. Chiude tutto no, la palla ancora per Vizza che la mette dentro. Il tiro di Podolski, palla fuori. Fortunato qui Meret. La palla per Reed, centralmente col tacco addirittura prova a servire il suo compagno. Recupera tutto il Matador Cavani. La palla per Aaron Ramsey, dietro per Wilshere, ancora Ramsey. Attacca e gioca molto bene comunque l'Arsenal come al solito. Qui Villalba sporca il passaggio dell'Alexis Sanchez. Dentro la palla per Wilshere, chiude tutto Umtiti. Poi molto bene Mario Rui in avanti ma sbaglia il passaggio. Poco così da gol da parte del Fulham, però ci stiamo difendendo abbastanza bene. Qui Raul Jimenez, dentro Valencia. Valencia può andare, Valencia. Valencia prova a correre su Mertesacker, addirittura lo ferma Mertesacker. Valencia è rimasto per terra, speriamo nulla di grave. Qui Cavani, salta l'uomo, Cavani, Cavani, Cavani. Bordo non lo prende, Cavani cambio di gioco. Attenzione, col tacco Podolski, poi Meret con i piedi addirittura. Si è fatto male, Valencia. Non un infortunio grave, perché comunque non è andato neanche giù la forma fisica. Però si è fatto male Valencia. Faccio entrare il secondo Panzer, il nostro Lucas Melano. E vediamo quell'infortunio di Valencia. Ha preso un'entratazza da parte di Mertesacker. Corre Manchillo, può andare Manchillo. Manchillo, dentro vede Martinez, palla palla per lui. Può andare Martinez, fino in fondo. L'ex Toro la mette dentro, deviata, prova ad andarci Melano, di testa non la prende. Umtiti in avanti, la palla arriva a Raul Jimenez. Oh Melano, è Melano, è Melano, da solo. Melano, prova a piazzarla, la prende Szczęsny, peccato. Potevo metterla dentro, invece ha pensato a tirare Melano. Non si è fidato del suo compagno. Riparte nel frattempo l'Arsa con il Matador Cavani. Poi Wilshere. Ancora Cavani, l'ex Napoli, l'ex Palermo.
ma anch'io dentro per Martinez, la tiene lui Martinez. Martinez vede partire Melano, lo serve Melano, Melano, Melano al volo, palla fuori, peccato, al 37esimo. Altra occasione subito per Lucas Melano, che è appena entrato, ma già si rende pericolosissimo, e Szczęsny inizia a tremare. Villalba fino in fondo, Villalba riesce a metterla dentro per Raul Jiménez, che non riesce a prendere, poi Melano al volo col mancino, la parata ancora di Szczęsny. Raga, da quando è entrato Melano è cambiata completamente la partita. Reid per Melano, Melano la tiene, Melano ancora lui, Melano, Melano, Melano la palla sul sinistro, Melano può andare, Melano, Melano la parata di Szczęsny. Quante occasioni sta avendo Melano per portare in vantaggio il Fulham? Chi è il difensore? Martinez comunque lo sa. Fallazzo su Martinez, dovrebbe arrivare il giallo. Dovrebbe arrivare il minimo il giallo. Brutta davvero l'entrata del... forse di Ramsey, non so chi è stato. No, non era stato Ramsey, ma Monreal. Villalba prova a saltare l'uomo così. È un pazzo questo giocatore. Villalba se ne va all'argentino. Fine in fondo, fine in fondo. Villalba, fine in fondo. La butta dentro, l'entrata per Raul Jiménez. Gli tocca la palla mentre stava calzando, la parata poi facile di Szczęsny. E finisce ancora il primo tempo. Raga, è stato un primo tempo ottimo. Prima frazione di gioco giocata molto meglio dall'Arsenal, come avete visto. Ma nella seconda parte del primo tempo, dopo l'infortunio di Valencia e quindi l'ingresso di Melano, è completamente cambiata la partita e stiamo giocando soltanto noi. Andiamo alla ripresa. Ramsey, Ramsey, chiudo il tuo manchio, molto bene. Poi davanti per Melano, Raul Jiménez può andare, il messicano. Ancora Lucas Melano, l'argentino, la palla per Raul Jiménez dentro per Melano, 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 Lucas Melano, non si critica questo giocatore, non si può criticare un giocatore del genere, soltanto perché non è cresciuto di Overall, non si può, è un fenomeno, velocissimo e alto, ha tutti i colpi del campione. Raga, è un fenomeno e chissà perché noi, voi, l'avete sempre chiamato Fenomelano. 1-0 Fulham. E adesso cambia tutta la partita. Qui Raul Jiménez addirittura va a recuperare palla subito. Qua un TT. Speriamo che Raul Jiménez si svegli, raga, perché altrimenti non lo riscatteremo mai sicuramente. Qui la palento per Witzel, chiude tutto Burn. Oggi non gioca Hutchinson, ma Burn si sta comportando molto bene. Qui sbaglia però manch'io. La palento Ramsey, Cavani, Cavani! Subito il pareggio. 1-1, la rete del Matador Cavani. Ha fatto tanto bene in Italia, prima a Palermo, poi a Napoli. È diventato un attaccante strepitoso di Son Cavani. Un attaccante che non si risparmia perché gioca tutto campo. Witzel, Witzel, chiude tutto Burn, molto bene. Ancora Burn, aia, stavolta non ha preso la palla però. Entra taccia di Burn su Wilshere. Comunque avete visto la differenza tra Burn e Wilshere, proprio Davide Golia. Occhio al destro, no, è uno schema, è uno schema. Cavani, palla fuori. Manchillo, è entrato comunque Ozil. La palla poi per Raul Jiménez. Raul Jiménez se la porta sul destro. Raul Jiménez, palla alta. Calcio d'angolo all'81esimo, raga, la palla è dentro. Non esce Meret, sbaglia la palla lì. Prendi la Meret coi pugni, bravissimo. La palla ancora, il tiro al volo di Witzel. La presa Meret, bravo Alex. Ozil prova a saltare Sergio Oliveira, ci riesce, la mette dentro. Esce Meret. Meret subito con le mani, in avanti, Villalba, per Melano, Melano, fa correre Raul Jiménez, può andare lui, il messicano, Raul Jiménez, fino in fondo, Raul Jiménez, Raul Jiménez, con la punta del piede, col mancino, il messicano, colui che non ha mai deciso nulla, stavolta la mette dentro, col mancino, e forse ci porta in finale di FA Cup, la rete di Raul Jiménez, col mancino. 2-1 Fulham, clamoroso al Wembley Stadium. La palla è larga, Villalba, Villalba la tiene dentro, Melano per Villalba, può andare l'argentino, fino in fondo, e Lokito, no, non l'ha presa, e finisce qua, vittoria, vittoria importantissima, raga. E al ritorno vediamo come andrà, ma siamo andati a battere l'Arsenal con una partita con la testa, raga. Questa partita è stata una partita davvero giocata con la testa, a difendersi e ripartire in contropiede. Le reti di Melano e Raul Jiménez. Sono stracontento perché Raul Jiménez è un giocatore a cui tengo, perché ci siamo affezionati a lui grazie alla carriera col Sassuolo. Un giocatore molto forte che nella realtà vedrete che stupirà in futuro, perché per me è un gran talento. E in più non me l'aspettavo che segnasse proprio lui, dato che non ha mai deciso così tanto e non penso di riscattarlo a 6 milioni. Però lo dobbiamo ringraziare perché quest'oggi ci ha davvero riempito di gioia grazie a questo suo gol. 4 email andiamo a leggere prima della sfida contro... Allora vediamo, ho paura raga di guardare infortunato. Premio torneo 900.000. Secondo me allora siamo andati in finale raga,
Adesso ci guardiamo. Fulham Liverpool, 4 settimane Valencia. Raga, 4 settimane è come dire stagione finita, perché siamo ad aprile. Speriamo. Ho paura, raga. Speriamo che riesca a riprendersi un po' prima, ma ne dubito. Allora, andiamo a guardare una cosa. Eh no, raga, siamo in finale, scusate. Non ricordavo che in FA Cup non c'era il ritorno della semifinale, davvero. Non mi ricordavo. Cioè, c'è il replay di FA Cup solo durante il pareggio, quindi è normale che non ci sia il ritorno. Però pensavo in semifinale ci fosse. Fa lo stesso, ancora meglio, siamo in finale FA Cup! Vamos! Un bel pollicione in su, raga, un bel pollicione in su per questa magica squadra che è riuscita a battere anche l'Arsenal. Adesso dobbiamo chiudere in bellezza questo campionato, perché l'ultimo episodio, puoi dire, è soprattutto andato molto ma molto male. Adesso andiamo a giocare, siamo in trasferta, quindi purtroppo manca Valencia. Qua ormai vanno benissimo. Piove, perché deve piovere sempre anche a maggio? Giù all'aprile non può piovere sempre. Comunque, Hutchinson torna in difesa, vabbè raga, sistema la formazione da solo, ci sentiamo tra poco. Ah, la formazione è pronta, naturalmente gioca Meret in porta, non gioca Silesen perché le coppe sono di Alex Meret. Poi, difesa con Masuaku, Umtiti, Hutchinson, Capitan Hutchinson, Bellerin, Saul, Bentaleb, Elio, Nussi, Roberts, Maupai, Melano. Non gioca Raul Jiménez perché giocherà nel secondo tempo e purtroppo non gioca naturalmente Valencia perché è infortunato. Tutto pronto, Athletic Bilbao, Fulham, raga. Vediamo di stupire ancora. Athletic Bilbao, Fulham, semifinale di Europa League. Si aspetta davvero una delle partite più importanti in assoluto da quando alleniamo questa magica squadra. Abbiamo tutta la Juve ai quarti, abbiamo tutto l'Arsenal agli ottavi. Abbiamo fatto un percorso davvero stupendo qui in Europa League. E sono sicuro che anche oggi daremo del filo da torcere a questa squadra, sperando di riuscire a fare una buona gara per poi riuscire a batterli in casa e poi volare in finale. Sarebbe davvero un traguardo pazzesco per noi. Dobbiamo stare attenti però all'Athletic Bilbao, perché è davvero una squadra forte, raga, davvero forte. Sapete, è una squadra che ti può mettere in difficoltà in qualunque momento. Degli attaccanti ottimi, anche una difesa solida. Sono sicuro che sarà una gara molto molto difficile. Non perdiamoci più in chiacchiere e si comincia. Comincia la seconda semifinale di questo episodio. E gli Nussi dalla bandierina la butta dentro per la testa di Hutchinson, l'incrocio dei pali. Mamma, oh, ma basta! Ma perché siamo così sfortunati? Ma quanti pali prendiamo? Melano può andare un po' di spazio, accelera l'argentino. Melano, salta l'uomo, Melano è da solo. Ancora Melano, fa tutto da solo. Melano, la parata poi Maupai sulla linea, fuori gioco, peccato. Melano stava per segnare un altro dei suoi gol magnifici. Uno contro uno, Elionussi, numero, e riesce a servire Masuaku, bellissima palla, può andare lui. Masuaku fino in fondo, Masuaku, prova il cross dentro per Melano che non ci arriva. Uno contro uno, ancora Melano può andare, Melano, tutto da solo, Melano, accelera, ancora Melano, fermato con un fallo da dietro. Dovrebbe arrivare almeno il giallo, penso. E Elionussi ci prova, palla alta. Sao non riesce a saltare su Saeta. Ancora su Saeta. Fino in fondo Sao non lo riesce a fermare. Beniat, la palla dentro ancora per Beniat. Santo Meret, con la punta in avanti. Muniain, la rete. 1-0 per l'Athletic Bilbao. Al 73esimo minuto, uno dei miei idoli, Iker Muniain, porta in vantaggio l'Athletic Bilbao con questo destro ravvicinato. Non ha potuto far nulla Meret, purtroppo. Destro davvero angolatissimo. Nel frattempo si stanno uccidendo con la bandierina. Perdiamo 1-0, raga. Perdiamo 1-0 alla semifinale andata di Europa League. Al ritorno sarà tutta un'altra storia, ma cosa state facendo? Sarà davvero difficile andare a ribaltare completamente questo risultato. Ci proveremo nell'episodio di domani. Vi chiedo di lasciare un commento sotto, un bel pollice in su per continuare a supportare sia la nostra squadra ma sia questa serie. E alla fine, raga, come occasione da gol meritavamo anche di pareggiarla minimo questa partita. Niente da fare, raga, è andata così. È arrivata una sconfitta, è arrivata la prima vittoria che ci ha portato in finale di FA Cup contro l'Arsenal. E poi è arrivata la sconfitta contro l'Athletic Bilbao. Speriamo, non ho niente da dire. Raga, vi chiedo di lasciare un bel pollice in su, un bel commento facendo cosa ne pensate di queste due gare. Se avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, condividete il video, aggiungete il free. Passate sui miei social, soprattutto su Twitter perché lo sto usando tantissimo in questo periodo. E Instagram naturalmente, poi c'è Ask, Periscope e tutto il resto del mondo. Trovate qui sotto tutto in descrizione. E noi ci vediamo domani con un prossimo video.